Ridurre l'impatto dell'utilizzo di imballaggi monouso nel settore della ristorazione veloce, privilegiando materie prime rinnovabili, riciclabili e riciclate, proprio come la carta. Un obiettivo virtuoso che McDonald's ha deciso di raggiungere entro la fine di quest'anno grazie ai nuovi packaging eco-friendly interamente in carta certificata e riciclabile, coronamento di un impegno verso la progressiva eliminazione della plastica monouso negli imballaggi. E così ha inizio il roadshow della sostenibilità, il progetto che sancisce l'impegno del colosso del fast food in tema di economia circolare, nato da un accordo fra McDonald's Italia, Comieco e Sede International Packaging Group. È importante che tutti facciamo squadra, perché transizione ecologica vuol dire che deve essere l'impegno di tutti per transitare da un mondo all'altro, per transitare ma soprattutto per la sostenibilità ambientale e per la tutela dell'ambiente. Da Roma, dove nel lontano 1986 fu inaugurato a Piazza di Spagna il primissimo ristorante McDonald's, ha preso il via la prima tappa dell'iniziativa che coinvolgerà tutte le sedi italiane della grande M gialla. Un obiettivo raggiungibile anche grazie al prezioso contributo di Fisi a Suo Ambiente e Utilitalia, realtà da sempre impegnate nella raccolta e gestione degli scarti urbani. Non è l'economia circolare, non è un mantra da ripetere così, un po' new age. È una politica industriale che, ripeto, ha bisogno di imprese capaci di fare tutto questo, di tecnologie opportune e anche certamente della collaborazione dei consumatori e delle filiere di imprese, come in questo caso che stiamo discutendo oggi, McDonald's e la ristorazione. Ed è proprio su questo percorso che si inserisce l'iniziativa. I ristoranti McDonald's, infatti, grazie a questo virtuoso progetto, non saranno più solo un luogo di ritrovo, ma diventeranno un importante centro di educazione e sensibilizzazione al corretto comportamento di differenziazione di rifiuti per milioni di consumatori affezionati. Per cui importante l'iniziativa di McDonald's, ma è anche importante che ci sia un efficiente, un efficace servizio di raccolta differenziata nel territorio, ci sia un sistema impiantistico che a valle consenta di riciclare i rifiuti e anche di trattare quei rifiuti che, non essendo riciclabili, devono essere in qualche modo scartati e innocuizzati rispetto a possibili impatti con l'ambiente. Una sfida importante per McDonald's, raggiungere entro la fine del 2021 il 100% di riciclo del packaging per favorire quel salto di qualità di cui il nostro ambiente ha bisogno. Abbiamo iniziato un percorso di riduzione della plastica monouso. Pensate che abbiamo ridotto di ben 1000 tonnellate il packaging in plastica prodotto nei nostri ristoranti, l'abbiamo sostituito con carta 100% certificata e riciclabile e abbiamo ridotto del 64% il totale della plastica prodotta nei nostri ristoranti. La raccolta differenziata dei rifiuti è una delle leve più significative per quello che riguarda l'economia circolare. In particolare per quanto riguarda carta e cartone è una straordinaria opportunità non solo per l'ambiente ma anche per l'industria della carta, che a proposito del riciclo fa di questa la leva più importante dal punto di vista del settore industriale. Differenziare con ironia? Difficile ma non impossibile, soprattutto se a farlo è Frank Matano, volto della comicità italiana scelto da McDonald's per portare avanti anche sui suoi canali social attività di sensibilizzazione che indirizzino i cittadini verso comportamenti più consapevoli e attenti alla natura. Su Instagram di genere parlo a un pubblico che va tra i 15 e i 35 anni e penso che non ci sia nulla di più attuale della sostenibilità. È una cosa di cui parlano molto di più i ragazzi su internet che le persone, diciamo, che dovrebbero. Mi fa proprio molto molto piacere lanciare questo messaggio sui social e mi auguro di farlo nel migliore dei modi.